Lombardia, Lombardia, Channel, abbiamo già un ospite, Isabeau, una regista, buongiorno a tutti, ciao, cantante, oh, yes. Hai fatto radio anche tu, mi sbaglio? Ho fatto radio anche io, non dico infatti, quale, non no, si no, può, non si può, non si dice, però vabbè. Però facevo il notturno. Wow, con questa voce così profonda. Era la donna della notte. Come stai, tutto bene? Sì, faticosamente. Immagino. Bene, so. Isabeau è venuta a trovarci qualche tempo fa per parlarci del musical Siddhartha, quindi lo abbiamo visto al Teatro Arcimboldi, anche a Bergamo, in Lombardia, poi vabbè, sì, avete fatto altre date in giro per l'Italia. Adesso tu sei tornata perché il 10-11 di maggio siete di nuovo agli Arcimboldi. Quindi è già questo weekend, giusto? Sì, perché già le giornate mi slasciano via. Volano. Sarà un weekend, visto che ovviamente Siddhartha è ambientato in India, no? Un weekend importante per quanto riguarda l'India, perché ci sarà anche Mistica India, dove saranno presenti tutte le bancarelle a tema allo Spazio Ansaldo. E poi ne approfitto perché ci tengo. Domani verrà a trovarmi una ragazza per parlarci di Interlife, che è un'associazione, un onlus che si occupa di progetti in India. È un posto meraviglioso che però ha tanto 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 bisogno ancora del nostro aiuto. E adesso entra, portaci nell'India di Siddhartha, che meraviglia. Noi speriamo di andare presto in India invece, con il musical a Mumbai magari. Assolutamente, ecco. Sì, è da proporre anche lì, questo è il nostro grande desiderio. Siamo nella fase conclusiva adesso del tour. Ripetiamo, gentilissima richiesta, appunto, la piazza di Milano, gli Arcimboldi, e dopodiché concluderemo due date a Bolgheri, in questo posto meraviglioso che è una piccola arena di Verona. Ecco, noi faremo questo spettacolo, questo musical, lo presenteremo anche lì, poi ci fermeremo anche per farsi un weekend, uno viene a Bolgheri, sì, ci si è sposata mia sorella e lo conosco, un posto meraviglioso meraviglioso, sì, e in Toscana. Quindi insomma Poi direi un po' di vacanza per poi ricominciare il tour nuovo a ottobre. Allora, ricordiamo per chi magari si fosse perso l'intervista precedente, non avesse ancora visto il musical, di cosa si tratta. Sì. Siddhartha, quindi il Buddha. Certo. Parlane tu che sei un'esperta. Vabbè, ma in maniera molto semplice diciamo che è la storia, appunto, del Buddha, di questo principe che nasce in ricchezza, vive in ricchezza in questo castello, dove assolutamente non gli manca nulla. E il padre lo vuole anche tenere lontano dai problemi della e vita. E però, infatti, i genitori lo vogliono tenere lontano dalla conoscenza delle sofferenze della vita, che sono la nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte. Per cui lui non le conosce e non dà alcun significato a queste quattro parole. In realtà poi comincia a sentire il vuoto interiore, no? E si chiede se tutto ha significato in questo castello o se c'è qualcosa al di fuori, no? Quindi viene a conoscenza delle quattro, alla scoperta delle quattro sofferenze, e quindi decide di abbandonare il castello ed iniziare questo viaggio verso l'illuminazione e verso la conoscenza anche della felicità, ovvero di conoscere la vera essenza della vita. Quindi diciamo che uno spettacolo detto, insomma, raccontato così sembra un mattone no, come quelli che ci porta Glizia Gurrado, che in realtà ci porta dei grandi spettacoli. Invece non lo è assolutamente. Certo, anzi, molto colorato, c'è della musica colorato, bellissima. La musica, fra l'altro, è molto occidentalizzata e quindi passiamo da brani rock a brani pop a brani indiani, cioè, per cui c'è veramente un grande colore. C'è musicale. La scena della festa che sembrano in discoteca, sì, questi ragazzi. La scena della festa è molto 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 pop e quindi infatti è una scena che piace molto, certo, anche è una delle più dinamica, belle, sì, no? Sì, sì, sì. Però il musical in sé è comunque ritmato, insomma, ha dei bei ritmi, quindi assolutamente da vedere. Un primo tempo molto energico, il secondo un po' più spirituale, un po' più verso la costumi ricerca. Stupendi, ma c'è una scenografia che fa paura, cioè bisogna dirlo, perché sembra di entrare la proprio. Scenografia, fra l'altro, è stata curata da questa giovane scenografa molto brava che si chiama Roberta Volpe. E quindi tanti nomi e un lavoro molto lungo dietro Siddhartha, c'è stato con tanta partecipazione di persone che hanno preso a cuore questo spettacolo. Ed utilizza anche le nuove tecnologie che sono assolutamente, sì, una cosa per esempio interessante è proprio l'uso delle proiezioni, sì, no? Delle sì, proiezioni, sì, tridimensionali, quindi abbiamo visto
visto che anche questo è piaciuto molto. Per chi l'avesse già visto, possiamo anche dire che ci sono delle nuove coreografie, no? Perché giustamente tornando agli Arcimboldi, sì, ci sono cose nuove, ci sono cose le nuove, piccole differenze, anche perché man mano che cresce uno spettacolo, strada facendo si cambiano sempre poi. Ma deve essere delle piccole cose. Anche perché tornando per la seconda volta a Milano in un teatro così importante, giustamente se uno l'ha visto, per esempio Cazzulani ha detto io sono già lì, però vedrà anche delle novità, perché era giusto così. Allora rimani con anche noi. Anche un corpo di ballo diverso, ecco, abbiamo, ecco. Ma novità. Sai che però due mi hanno detto che lo fanno di default, cioè che ogni tot cambiano gli artisti, no? Per avere sempre questo impeto nuovo, certo, anche, no? Questa, certo. Perché chiaramente insomma ci vogliono tante energie per stare su un palco un paio d'ore. E anche tante riserve. Esatto. Allora resta qui perché tu hai tante cose da raccontare, anche magari i tuoi progetti, se possiamo. Tu lavori in carcere, quindi fai un grande lavoro, anche insomma l'arte di grande aiuto. Torniamo fra poco. Mattino Lombardia torna tra poco. Se anche tu vuoi diventare uno di Lombardia, se sei un supereroe, una delle prime cose da fare è decidere